Buonasera e bentornati a Cotto e Divorato. Siamo tornati, c'è stato un momento di pausa così. Pausa. Ma oggi è Pasqua e ne approfittiamo, visto che è Pasqua, e volevo proporvi una cenetta leggera, visto che il pranzo sarà stato sicuramente pesantissimo, sapendo i pranzi pasquali. La mia proposta di questa sera è una simpatica spaghettata aglio, olio, peperoncino, tabasco e tonno. Allora andiamo a far vedere qua. Un chilo di spaghetti, una boccetta di tabasco da 60 ml. Tutta, logicamente. 3 di tonno, Mare Blu, era in offerta, ho preso questo. Se no, prendete quello che volete. L'aglio l'ho finito, non bestemmiatemi dietro, l'aglio l'ho finito. 100 grammi di aglio a cubetti, ok? 100 grammi, non di più, non di meno, eh? Mi raccomando, del peperoncino, forse vomito, peperoncino, ok, e una bustina di grana padano DOP, mi raccomando, grana padano DOP, 60 grammi, tutti, mi raccomando, tutti. Ecco, gli ingredienti ci sono, l'acqua sta bollendo e quindi che dirvi? Fra un po' vi spieghiamo come fare perfettamente questi spaghetti aglio, olio, peperoncino, tabasco e tonno. Eccoci qua allora. Insomma, abbiamo visto i passaggi, abbiamo fatto tutto. Mi raccomando, sempre attenzione nei vari dosaggi e passaggi. Prendiamo il nostro pentolame che abbiamo appena fatto. Eccolo qua. Vediamo se si vede qualcosa. Sì, si vede. Andiamo un attimino. Grazie, forse ho rotto la ciotola. Andiamo a posizionare qua. No? A impiattare, nonché inciottolare. Ce la facciamo. Mettiamo una parvenza di, come si suol dire, di ristorante a 27 stelle, ok, ciotolato, prendiamo il nostro tabasco, apriamo di brutto, glielo porgiamo, l'altro lo metto dopo perché sennò sto qua fino alle 10, questa sera ricordiamo sono le 9 qualcosa, quindi è una cosa veramente leggera da mangiare dopo il pranzone di Pasqua. Ecco, che dire, come sempre, forchettame, come sempre attenzione ai passaggi, alle dosi, e domani non so se mi alzerò, ricordiamo che lavoro domani, quindi alle 5 e tre quarti sono alla sveglia, penso che non mi alzerò e quindi saranno cazzi amari. Comunque, per il momento abbiamo fatto il tutto, come sempre, cotto e divorato. Ciao amici, alla prossima!